C'è un piccolo problema. È arrivata una segnalazione. Ok. Quello, questa ragazza racconta che voi due aveste una storia. Io nella mia testa in questo momento c'è solo e esclusivamente Sara. Però avresti partecipato al programma per migliorare la tua situazione economica. Guarda, non me la sento di aggiungere altro. Basta così. Via da me tutto questo, cioè. Fabrizio e Valerio è il mio cognome e oggi ragazzi un ospite internazionale in questo video, cioè il mio brufolo bellissimo che vedrete probabilmente esattamente qui in fronte, lo chiameremo Gianfilippo, giusto per insomma, tanto qualcuno me lo dirà, lo so già. Ma comunque benvenuti in questo nuovo video dedicato a uomini e donne, ragazzi. Sì, torniamo a parlare del programma che più ci regala trash, perché che cosa è successo? Nella puntata di ieri del Trono Classico abbiamo assistito ad un nuovissimo tradimento mariano. Bellissimo. È arrivata una segnalazione che riguarda un corteggiatore che sarebbe fidanzato al di fuori del programma e che quindi, insomma, avrebbe preso in giro tutti quanti. Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate il tastino iscriviti e di fianco c'è una campanellina. Cliccate anche quella per attivare le notifiche relative ai video e per non perdervi soprattutto il trash, i gossip che quasi ogni giorno pubblico sul mio canale. E ricordate, se non vi iscrivete al mio canale... Siete delle brutte persone, ve lo dico io, siete delle brutte persone. Capito? E così, a un anno di distanza dal Sara Affifella Gate, ragazzi, la storia si ripete perché, sempre uomini e donne, sempre in studio, avviene uno smascheramento di gente che pensa di prendere in giro la redazione. Ma come sapete, la redazione lo sa. E così, altro anno, altro scandalo. Adesso potremo parlare di un Javier Los Ojos Gate. E sì ragazzi, perché già ai tempi di Temptation Island, durante quest'estate, mi erano arrivate alcune segnalazioni che riguardavano Javier che fosse fidanzato al di fuori del programma. Queste segnalazioni però non sono state prese più di tanto in considerazione durante Temptation Island NIP, ma adesso siamo qui a parlarne. Infatti, con la primissima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, vediamo che cosa, che ospiti in studio per quanto riguarda Temptation Island sono Ilaria e Massimo, e assieme a loro ovviamente c'è anche la figura abbastanza cartonato, perché è rimasto lì senza parlare, di Javier. Fino a qui tutto bene, perché in realtà lui, come dicevo, un cartonato, sta lì, non parla, non dice nulla, ma la vera notizia shock l'abbiamo nel momento in cui, nella seconda puntata, vediamo un'esterna della nuova tronista Sara in compagnia proprio di Javier. Quindi praticamente lui fino a poco tempo fa, oddio amore, baci, abbracci con Ilaria, e poi adesso va a corteggiare la nuova tronista? Ragazzi, ma la sentite anche voi la... ah sì, la buccia di business? Comunque, i due si trovano bene in esterna, tant'è che Sara decide, nella puntata successiva ancora, di portarlo nuovamente in esterna. Sara, ragazzi, sotto una power, sotto un treno già per Javier, lo guarda proprio con gli occhi dell'amore e addirittura lui la prende in braccio. Dopo questa bellissima esterna, però, arriva una notizia shock, data proprio da Maria De Filippi. La padrona di casa prende la parola e non solo inizia a smascherare il business che c'è dietro la partecipazione di Javier a Uomini e Donne, ma diciamo che lancia qualche frecciatina a chi non si è comportato poi così tanto bene in questi anni con la redazione. C'è un piccolo problema. Tante persone che hanno partecipato ci hanno anche fregato, e ci hanno fregato anche bene, altre sono state sgamate, eccetera, eccetera. Ogni volta che ci hanno fregato, secondo me alla fine hanno fregato un po' loro stessi, perché non è che hanno tenuto chissà che roba. È arrivata una segnalazione. Ok. La segnalazione arriva a un giornalista, il quale prende e la gira a uno di noi, che è Claudio. È stata chiamata questa ragazza, ha girato tutti gli screenshot dei tuoi messaggi a questo giornalista. Ok. Poi li ha girati questo giornalista a noi. Oh mio Dio, ragazzi, la storia si ripete. Quindi vi presento Javier Affifella. E come se non bastasse, ci sarebbero anche dei messaggi che incastrerebbero Javier e che comunque ci farebbero capire tutto il marcio che ci sarebbe teoricamente dietro
tutta questa sceneggiata che abbiamo visto sia a Temptation Island che a Uomini e Donne. E proprio come nel caso di Sara Fifella, ragazzi, una persona in particolare prende il microfono in mano e asfalta chiunque. Claudio Redazione, infatti, prende la parola e, ragazzi, il risultato è questo. Quello, questa ragazza racconta che voi due aveste una storia e vi vedete l'ultima volta il 19 agosto. Tu, fino a 15 giorni fa, avresti scritto "ti amo", avresti partecipato al programma per migliorare la tua situazione economica. Il 2 settembre tu le mandi dei messaggi perché pensi che lei possa andare anche con altri ragazzi. Mi sento Danielona. A confermare il tutto è anche la nostra amica gossipara Deianira Marzano, che ovviamente, proprio come me, già qualche settimana e anzi mese fa aveva parlato proprio di questa presunta relazione di Javier, che quindi, insomma, fosse tutto un po' un business. Per questo motivo, infatti, registra alcune stories e dà alcuni dettagli sulla fidanzata segreta di Javier. Questo Javier merita di essere estradiato dalla televisione italiana. Perché? Quest'estate mi ha contattato una ragazza, è una sua, diciamo, conoscenza, e praticamente, cioè veramente avevo contattato io a lei perché aveva avuto delle soffiate, le promise che non ne parlavo di questa cosa, perché questa qua c'ha un bambino, però poi dopo è stata stesso lei che l'ha fatto presente in televisione, che questo si era preso un impegno con lei, e quindi alla fine mi sento di poterlo dire. Allora, questo qua stava con questa, ma secondo me già dai tempi di Temptation Island, e quando io poi le ho detto "guarda, lascialo perdere", lei mi disse "vabbè, voglio vedere fino a dove si spinge e se a settembre si presenta in televisione", cosa che lui ha fatto. Quindi tu sei un grandissimo paraculo, bugiardo. Allora, tu, Javier, non vai cacciato in modo normale, tu vai cacciato a calci nel culo. Di fronte a queste accuse vediamo che Javier è un po' titubante. Prova a dire qualcosa, ma ragazzi, sono solo c***e. Io e lei non... Allora, ci siamo lasciati prima di Temptation Island. Che lei si sia fatta avanti anche per avere, secondo me, un po' di visibilità per lei. Guarda, non me la sento di aggiungere altro, Claudio. Cioè, nel senso... Adesso mi spiego, no? Nel senso, io in questo momento non sono impegnato con nessuna, con nessuna ragazza. Cioè, io nella mia testa in questo momento c'è solo ed esclusivamente Sara, poi, che voi ci crediate o meno. La tronista Sara, alla luce di tutto questo, inizialmente piange, poi ci riflette un attimo e devo dire che ha preso una decisione che, a mio modestissimo parere, è la più giusta. No, io non posso, cioè non voglio cominciare una conoscenza con queste basi. Cioè, non me la sento. Basta così, va bene così. Via da me tutto questo, cioè... Lo saluti, non lo sì, saluto. Sì, lo saluto. Ovviamente qualcuno del passato di Javier ha parlato su Instagram. Non possiamo dire ovviamente un'ex fidanzata, ma un ex flirt, diciamo così. Ed è infatti proprio Ilaria Teolis, quindi Ilaria, le mani Massimo, te le taglio, ha detto la sua su Instagram, registrando una brevissima storia dove, secondo me, non lo so, si potrebbe riferire proprio a Javier. Comunque, ragazzi, tornando seri, volevo solo dirvi di non accontentarsi mai nella propria vita. Forse già lo sapete, però mi piaceva ricondividere con voi il pensiero. Ma né nell'ambito lavorativo, né tantomeno in amore. Sarà una frecciatina rivolta a Javier? Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, se ci sarà anche una replica da parte di Javier, ma se ho letto bene le anticipazioni ne vedremo delle bellissime, quindi non vi anticipo niente perché so che tante persone comunque non amano gli spoiler delle puntate, infatti anche queste cose che vi ho detto oggi io già le sapevo da praticamente almeno 2 settimane, ma come sempre durante la messa in onda commenteremo tutte queste puntate, tutto questo trash, soprattutto tutte queste segnalazioni e cose che succederanno, ragazzi, non vi dico altro perché altrimenti non posso. Nell'attesa di scoprire ulteriori cose, come sempre chiedo invece a voi di dirmi che cosa ne pensate, soprattutto perché già da tempo all'orecchio mi erano arrivate queste segnalazioni. Il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vi ricordo come sempre di seguirmi su Instagram, dove sono Fabrizio Valerio per quanto riguarda il mio profilo personale e Valerio Fabrizio invece per quanto riguarda quello dei meme. Io e Mark, come sempre, vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video, vero Mark? Vai, saluta! Mark?
Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!